Amici sportivi buonasera e ben ritrovati con Calcio a 5M Magazine pronti per andare in onda per la quarta puntata di nuovo di giovedì quindi torniamo sempre su ETV Market di giovedì anziché di martedì dalla settimana prossima tutto in ordine e torniamo con un reintegro quello di Giuseppe Gallozzi ben ritrovato. Ciao Matteo ben ritrovati sono tornato finalmente. È tornato nonostante pronostici di Serie B disastrosi di due settimane fa, però chi l'ha sostituito, chi è stato qua con nostro piacere al suo posto la settimana scorsa, Marco Bramucci, in sé, con i pronostici di Serie C1, ha fatto volendo anche peggio, quindi ti abbiamo appunto reintegrato. Sì, sì, Marco Bramucci ne ha azzeccati pochi e comunque meno del sottoscritto. A parte gli scherzi, tenevo a ringraziare Marco Bramucci per le parole pubbliche che ha speso nei miei confronti. Giornalisticamente è come un padre per me, possiamo dire che mi ha scoperto lui nel bene o nel male. Ricordo ancora l'incontro di 5 anni fa, quando iniziai questa strada, e quindi se adesso sono quello che Marco Bramucci ha detto la scorsa puntata in trasmissione, io credo che un buon 75-80% del merito vada a lui. Belle parole ragazzi, eh? mi sorprendete. Marco la settimana scorsa, parola al miele, tu inizi così. Bene, bene, bene. Vabbè, eh, gli argomenti invece da trattare d'ora in avanti saranno eh, densi in alcuni casi anche di una certa tensione per quello che può essere poi un programma televisivo a partire dall'argomento che mettiamo in copertina, non possiamo fare diversamente, ovvero il rinvio della partita Civitella-PSG. Potenza Picena, un rinvio che ha fatto discutere tantissimo, botte, risposte pubbliche, comunicati, social fra una parte e l'altra, grandi protagonisti eh, di, questo, di questo scambio di battute, il tecnico del PSG Potenza Picena, Marco Capretti, che avevamo messo al centro della nostra copertina la settimana scorsa, e dalla parte opposta per il Civitella, Augusto Recchia, il presidente del Civitella, nonché vice sindaco del, del comune che, eh, che rappresenta. Dunque, iniziamo col vedere come è andata la cronostoria di questo rinvio importante, scontro al vertice per quanto riguarda la Serie B, gara probabilmente decisiva per la promozione in A2. Tutto inizia venerdì mattina con un comunicato eh, della divisione a seguito della, della richiesta del Civitella di rinviare la partita con la ordinanza comunale che dice che causa allerta meteo, non si può giocare. Questo è il comunicato della divisione che appunto annuncia il rinvio a data di destinarsi della gara. Tutto questo in metà mattinata di venerdì, il giorno prima della gara. Non la prende bene il PSG Potenza Picena. Arriva la replica affidata. A Marco Capretti, che come sapete è anche il nuovo responsabile del calcio 5 Marchigiano, ne parleremo dopo di questo. La replica di Capretti è tutt'altro che è leggera che è sottile, molto schietta, molto diretta autoritaria e, e insomma non la leggiamo tutta quanta nel dettaglio la trovate anche su uh, Facebook sulla pagina Facebook di Marco Capretti fatto sta che Marco Capretti non ci sta e, e mh, fa anche qualche battuta, insomma c'è il sole, sabato. forse qualche nuvola facciamo un'errata corrige anche abbastanza velocemente insomma si aspetta che la divisione intervenga e corregga la situazione. Fin qui Peppe eh, già si capisce che i toni sono quelli di una guerra diplomatica: sì, guerra diplomatica mezzo mediatico, comunque sia, Marco Capretti non l'ha evidentemente presa bene. Apolo. Come tutta la società dei dragoni? Certo, come tutta la società dei dragoni. I giocatori erano pronti per partire. Il ristorante era già stato prenotato. Ho parlato con Nico Sgolastra. Loro hanno saputo veramente. Al momento del comunicato non hanno saputo niente prima. Quindi c'è stata grande sorpresa ecco, da parte de dei Dragoni. Noi però dobbiamo fare informazione e quindi dobbiamo dare modo a chi ci guarda, a chi ci ascolta, di farsi la sua opinione con okay. più elementi possibili. Questo è il nostro compito, specie su argomenti un po' più uh, densi. E allora dobbiamo uh, leggere la controreplica e mostrare la controreplica di uh, Recchia, che non volendosi schierare, non avendo dati oggettivi in mano, per quanto la nostra opinione ce l'abbiamo. Bisogna dargli credito di, di ciò che dice, cioè dice che la comunità è stata senza acqua per l'uscita dieci giorni, tuttora è coperta di neve, siamo andati a dirlo, e a farlo vedere su tutte le televisioni e si arrabbia con Capretti che dice lui pensa alla partita, quindi Recchia dice che non si poteva giocare. Okay. Termino l'analisi dei comunicati, arriva la contro risposta di Capretti che dice d'accordo che lì la situazione è stata difficile, ma nelle partite precedenti quando la situazione era difficile vi siete trasferiti a Chieti. Perché non in questo caso? E poi dice: eh, fa tanti punti eh, della, della situazione, dice: Allude, fa capire. Non è che per caso avete rinviato la partita perché alcuni giocatori erano infortunati, eh, c'era questa informazione che girava, che il Citera non fosse al completo. Ora ripeto: attenzione, siamo in televisione, dobbiamo essere eh, attenti a questo, Giuseppe. Eh, qua non, noi non abbiamo gli elementi non siamo stati a Civitella non siamo stati a Chieti non siamo stati l'ordinanza comunale non l'abbiamo in mano quindi dobbiamo andare con un po' di piedi di pomo per rispetto delle parti l'impressione è che il, eh, il caso insomma, sia stato gestito non benissimo eh, come tempistica e come modalità dal Civitella che abbia totalmente ragione Capretti il Porto San Giorgio Potenza Piceno oppure no questo aspettiamo chi di dovere che decida sì, hai fatto un preambolo giustissimo, eh, il dovere nostro di chi fa informazione è quello di fare informazione, quindi è difficile esprimere giudizi specie in questo caso. Noi abbiamo diversi punti ben definiti, il primo punto è che il, il palatenda di Civitella è indisponibile e questo è palese perché ci sono delle foto interamente ricoperte di neve e quindi il campo era indisponibile. La domanda successiva è, doveva spostarsi anche in questo ah, caso il Civitella? C'è un altro elemento. Nessuno della società Porto San Giorgio è stato informato dello spostamento della partita. e Questo è un errore, punto. E questo, è un errore. questo è un errore, punto. Questo, lo questo è un errore dire... perché dalle giovanili fino alla Serie A è sempre cosa buona e giusta informare comunque l'altra parte. Altro elemento importante è quello che in passato il Civitella ha già giocato a Chieti e questa volta non ha giocato. Ovviamente Capretti allude a delle possibili assenze nella formazione abruzzese. Noi. Di questo non possiamo parlare. Qui passeremo dall'informazione dall alle chiacchiere da bar. È ovvio che la chiacchiera da bar spesso si fonda su qualche fondamento, non lo so, è un discorso molto intricato e, come ho scritto su Futsal Marche, il mio augurio, la mia speranza è che tutto ciò non alimenti ulteriori tensioni. Per quando la partita sarà disputata in campo ci sarà sicuramente. Credo che sia inevitabile. In campo ci sarà un grande spettacolo perché il valore delle due formazioni è elevatissimo e tutte e due meritano un salto di categoria. Speriamo che rimanga solo al campo. La mia speranza è questa. Diciamo anche che eh, insomma tutto questo un'altra cosa che sicuramente è indiscutibile, perché si è dovuto aspettare il venerdì mattina e non si poteva fare il mercoledì quando ancora magari sia gli allenamenti che il programma settimanale, che il ristorante, che le auto, che i pulmini, che il viaggio non era stato organizzato. Insomma, la mia opinione è che sicuramente il Civitella poteva gestire e organizzare meglio la cosa, quantomeno dimostrando di andare incontro al PSG Potenza Picena. Poi, la mia opinione personale è che probabilmente tutto ciò si è emerso perché il Civitella era in difficoltà di organico. E qua mi sbilancio, mi sbilancio anche io, quindi. però non ho gli elementi per dirlo con certezza, quindi sarei ben lieto di avere una replica dalla parte del Civitella a questa, a questa opinione che il PSG Potenza Picena invece ha palesato in maniera molto più evidente. Sta di fatto che questa gara è stata rinviata, aspettiamo la data del rinvio, sì. perché poi mi sa che la andremo a vedere tutti quanti, a gustarcela a tutti quanti. Sì, perché come giustamente hai detto... Secondo me, e mi sbilancio pure io, è la gara che deciderà chi va in A2. Chi, dera, chi, chi andrà in A2? Questa era una doverosa copertina anche per. Ehm... Dovere nei confronti di tutti quanti seguono la Serie B per fare chiarezza su un caso, insomma, magari qualcuno ha visto e letto a pezzi e bocconi. E a questo punto direi che la nostra rassegna sui campionati, il nostro focus, il nostro approfondimento sui campionati può partire proprio dalla, dalla Serie B. Detto del rinvio in questione, andiamo a vedere invece tutti gli altri risultati e quindi poi la conseguente classifica. Dunque, parità fra eh, Cesena ed Eta Beta, buon punto per i Fanesi. Gran vittoria dell'Almafano sul Cus Macerata 6 a 1 o 3 punti salvezza. Buon pari del Cus Ancona in casa con il Todi per 1-1. La Tenas che reagisce prontamente e batte 4-0. Il Corinaldo rilancia, rilanciandosi al quarto posto, altro pareggio Adria Montesilvano. Angelana Bulldog 5-2, niente impresa della Bulldog è l'ultima il rinvio di cui abbiamo parlato in classifica dunque vediamo che il Civitella con due partite in meno e il PSG potenza con una partita in meno evidentemente sono distanziate ancora di eh, 4 punti, chi deve recuperare una gara col Civitella è il Montesilvano poi ci sono altri recuperi da effettuare come l'altra che deve recuperare sia con l'Etta Beta che con il Cus ancora che è una classifica eh, tra virgolette un po' parziale Peppe sì, diciamo che l'ultima giornata è stata abbastanza interlocutoria, nel senso i risultati sono stati abbastanza pre... erano abbastanza preventivabili. Mi ha sorpreso la vittoria roboante comunque dell'Almafano, perché è vero che aveva pareggiato con il, Porto... con il Potenza Picena, però non attraversava proprio un momento felicissimo. È rientrato Rondina a pieno regime, ha fatto tripletta, primo gol di Roberto Abrucciati in serie B. Questo è un ragazzo del 99, anche qui gran prodotto del divaio Alma. Gli altri risultati hai detto bene: ottimo pareggio dell'Etabeta sul campo del Cesena. Peccato per i minuti finali in cui c'è stata una discutibile decisione arbitrale che ha portato all'espulsione di eh, Galvao e eh, Palazzi, che saranno assenti nello scontro con il Cus Ancona. Cus Ancona che pareggia con il Todi, una gara in rimonta dove giocano tantissimi ragazzi anche qui provenienti dal vivaio. La Tenax, la Tenax è ripartita subito. Un 4-0 puntuale al Corinaldo. Una formazione, quella della Tenax, che secondo me ha tutte le carte in regola per salire ulteriormente in classifica, anche perché il Todi, fatta eccezione per Barigelli e Capotosti e l'ottima direzione di Mister Mariotti, non ho visto uno squadrone che arriverà sicuramente ai playoff. Se vi deve giocare i playoff. Il Montesilvano, lo vedo giornata dopo giornata sempre più in difficoltà, ha fatto Poker Junior. Junior è l'unico elemento di spessore di una squadra, secondo me, mediocre. Anche qui non lo so. Guardo con curiosità l'Atria: l'Atria si è rinforzata molto, deve, eh, deve dimostrare che i rinforzi arrivati siano quindi importanti anche sul campo. È un campionato che sta seguendo il suo andamento, secondo me, in modo abbastanza naturale. Bene, l'Atenax è un brutto colpo per il Corinaldo che in chiave salvezza deve iniziare a fare qualche risultato, magari fuori dalle proprie possibilità, però ancora è in corsa per, per la salvezza. La classifica l'abbiamo vista, andiamo a vedere invece quello che è il prossimo turno per capire cosa eh, ci propone il prossimo weekend. Dunque, bu eh, Derby Bulldog Almafano. Corinaldo in casa con l'Angelana, Montesilvano col Cesena, Cus Marcelate che ospita il Civitella, PSG Potenza Picena attenzione all'Atria, Eta Beta derby col Cus Ancona e Todi eh, che ospita l'Atenax. PSG Potenza Picena che in coppa nella giornata di martedì, nel pomeriggio di martedì, soffrendo, ha vinto 5-2, quindi si è eh, garantita l'accesso agli ottavi di finale. Vogliamo ritentare con i pronostici? Ah, ma allora... Così da zittire allora tu i critici? Ripirare? Va bene, vai, Visto vai. Ma l'altra volta l'andamento non era stato così disastroso. Io... Non, non era stato non così io, disastroso. Non scherzare. scherzare. 3-6-7 partite, io scommetto che ne indovini massimo 3. Buldo Galma. 1 corinaldo Angelana 2 Montesilvano Cesena 2 cus Macerata Civitella 2 PSG Potenza Picena Atria 1 Etabeta Cus Ancona Partitaccia 2 Todi Tenax Questa è difficile allora, qui metto le mani avanti. Se la Tenax va in vantaggio, vince la Tenax. No, no, non la scherzo, metto così. Non allora facciamo due. Due. Te la Luce e Figliardense. Se la, la dai Pro Tenax. Bene, bene, bene. Questi i pronostici, non vedo l'ora di vedere i risultati per capire quanti errori... Avrà fatto il nostro Giuseppe Gallozzi, e adesso passiamo invece alla Serie 2, dove le notizie belle provenienti da casa di Tazzeri di Spesarofano non smettono mai di essere prodotte e macinate. Ancora una vittoria in casa della Bubi Merano: vittoria 4 2, ma ancora un passo falso del Real Arzignano, e quindi Pesarofano che vola a più 7 dalla seconda, e siamo quasi a metà del girone di ritorno. Insomma, lì Tazzeri di Spesarofano. Vede la Serie 2, ricordando che lo scontro diretto all'ultima giornata con la Real Arzignano sarà a Pesaro, quindi eventualmente c'è anche quella carta lì, Ciampino che batte il Castello 7-2, Ciampino prossima avversaria della squadra di Cafu, poi abbiamo detto quello che ci interessa, il Milano che vince a Cagliari, risultato interessante, Pesaro che vince 4-2 e Real Arzignano che perde 5-1 in casa. Della Olympus Roma, ecco qua, 44-37 eh, La differenza fra le prime due Milano ha tardato a 35, quindi 9 punti di differenza via, via, Tutte le altre, nella prossima è il Pesaro Fano Che eh, è attesa da una, da una mh, trasferta Da una partita casalinga difficile Una partita eh, abbastanza difficile Più 7, Serie a ad un passo sì, Si va verso la cavalcata, facendo tutti gli scongiuri del caso Pesaro Fano sta bene è mentalizzato sull'obiettivo, oltretutto alle spalle vedo un Arzignano molto a rilento. Io sono convinto che, salvo stravolgimenti dell'ultimo momento, salvo Arachiri, il pesarofano andrà verso la Cavalcata trionfale. Vogliamo fare un appello alle persone, ai marchigiani? Insomma, questo è un sogno che inseguiamo da tanto tempo. Per dare l'ultima spinta, sarebbe bello vedere il palafiera sempre più pieno. Ogni volta che l'obiettivo si avvicina, tra l'altro, c'è la possibilità che a parte la prossima partita sabato. Le partite successive si giochino alle 17.30. Vuole fare questo tentativo il Pesorofano? che io stracondivido, anzi, ho proposto tante volte in passato: perché Pratico. tutte le gare regionali, provinciali e anche nazionali alle 4.30 circa sono finite, e quindi tutto un universo di appassionati che non potrebbe guardare la partita. Eh, invece la 17 tenda avrebbe la possibilità, poi se funziona o no in base alle abitudini non lo so. No, condivido pure io, anche perché tra gli obiettivi del, del presidente Pizza c'era soprattutto quello di avvicinare più gente possibile al Pesaro Fano. Fino adesso i risultati sportivi stanno dandogli ragione, è il momento di concentrarsi su questo obiettivo, c'è tempo prima di, continuiamo a fare gli scongiuri, festeggiare la Serie A, quindi si può lavorare ancora su questi aspetti. Pesaro merita la Serie A, le marche meritano la Serie A e la Serie A merita un polo importante come peso. Andiamo in pubblicità per qualche istante, ci ritroviamo nella seconda parte in cui parleremo e ascolteremo le dichiarazioni emerse dalla prima assemblea regionale del calcio 5 griffata a Marco Capretti, sempre lui One show ormai in questo periodo, e poi andremo nei campionati femminili a Elita Femminile e in Serie C1 dove ci sono delle novità interessanti. ritrovati per la seconda parte di Calcio a 5 M Magazine, come preannunciato prima della pausa pubblicitaria, caro Peppe, ripartiamo con la, riunione, la prima riunione del Calcio a 5 Marchigiano, assemblea griffata Marco Capretto. Sono emersi tanti spunti, forse anche troppi, mi verrebbe da dire. Nel senso che ognuno ha avuto giustamente la facoltà di, di parlare. Sono emerse tante possibilità, necessità, migliorie per questo sport per questa disciplina a livello regionale ma non solo noi abbiamo registrato uh, un po' di eh, interventi poi abbiamo effettuato un'intervista a Marco Capretti andiamo con ordine, S la serata si è aperta con le parole di Cellini eh, abbiamo estrapolato qualche secondo con il concentrato delle sue dichiarazioni ovvero i numeri importanti del calcio a 5 marchigiano, ascoltiamo un dato che colloca le Marche al primo posto tra le regioni italiane in Italia in rapporto agli abitanti come pratica e tesserati di calcio. Ma qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha dedicato una pagina intera al movimento del calcio a 5, nella graduatoria dei praticanti di calcio a 5 nazionale le marche in assoluto sono al terzo posto al primo c'è il Lazio al secondo la Sicilia e per la differenza che c'è tra marche e Sicilia si potrebbe parlare anche di un ex equo questi dati che sto dicendo naturalmente vanno a merito delle società, della passione che c'è nella, nella nostra regione, ma sono anche un riconoscimento per chi finora no, ha avuto la responsabilità di promuovere e di gestire il calcio a 5. Primi in Italia in proporzione al numero di abitanti della regione, quindi come densità di sportivi marchigiani e terzi assoluto per praticanti del calcio a 5 come regione, intendiamo in Italia, secondi quasi a pari merito con la Sicilia, dietro invece alla regina che è il Lazio, la regione è, mh, regina per quanto riguarda il numero di praticanti di calcio a 5. Questi numeri che ha riportato Cellini, sottolineando quindi come le marche fin qui abbiano lavorato bene, si possano migliorare tante cose, però ha voluto anche comprensibilmente sottolineare i numeri per dare merito a chi ha lavorato fino adesso al Gagging Comitato e responsabili regionali. Poi ha preso la parola. Marco Capretti, che eh, ha invitato poi il pubblico e quindi i dirigenti delle società a dire la, la propria, a, a portare le proprie proposte, le proprie idee. Noi non siamo riusciti a registrare tutto questo frangente perché era, parliamo di due ore abbondanti circa. Quindi abbiamo preferito andare ad intervistare Marco Capretti a fine gara e fargli fare un riassunto di questa fase centrale, il nucleo della serata. Ascoltiamo le eh, dichiarazioni e le risposte di Marco Capretti. La prima assemblea è stata un'assemblea molto partecipata, c'erano molte società, c'era il consiglio direttivo quasi al completo, il completo del consiglio di presidenza, c'erano il presidente degli arbitri, il disegnatore, tutte le delegazioni provinciali, quindi è stato veramente mi ha fatto molto, molto piacere vedere proprio la partecipazione di tutti e di tutte, di tutte le sfaccettature del nostro sport che hanno cercato in qualche modo di dare il loro contributo. Sono uscite tantissime idee, è chiaro che adesso siamo anche all'interno di una stagione, anzi nel pieno di una stagione, e quindi sono tutte idee da valutare, eh, capire e per poi magari attuare nel, nella prossima stagione. Dobbiamo ripartire dal territorio, essere più presenti, eh, riprenderci magari delle, delle, dei numeri, delle squadre della Serie D che magari sono, sono mancati negli ultimi anni. Eh, che questa è una, una cosa sicuramente importante perché se non ripartiamo dalla base diventa poi tutto difficile gli altri discorsi le riforme dei campionati la, la C2 a due gironi a tre gironi il femminile con una serie D e una serie C tutto questo secondo me è secondario perché parliamo di meccanismi che sono possibili soltanto se recuperiamo una, una base forte più eh, chiaramente ho visto che c'è una grandissima sensibilità per quanto riguarda il settore giovanile e lì invece i numeri ci danno ragione perché il, le marche stanno sempre crescendo dal punto di vista numerico e anche qualitativo, secondo me, e quindi quello è un, un discorso chiaramente da, da rafforzare e da mettere, magari, come punto principale nei programmi futuri. L'altro punto, forse, che è emerso all'unanimità è il discorso di, della comunicazione perché questo sport per uscire magari dalla sua nicchia che c'è naturale ha bisogno di un forte impatto comunicativo. Noi facciamo un campionato di C1 dove ci sono dei paletti abbastanza rigidi, ovvero 16 metri di larghezza, ovvero un impianto coperto, ovvero un, non un'erba sintetica. E una C2 dove magari, magari un po più permesso, è più permesso giocare su un campo all'aperto. Secondo me questa è la strada giusta, ovvero mantenere un campionato di C1 abbastanza elevato, quindi fare la, la piccola elite eh, di 16 squadre, 14, 17, quelle che sono, e dare un accesso in C2, che è comunque è un campionato ancora di livello non altissimo, un po' a tutti senza mettere tanti paletti e non perdere magari società che hanno nel loro territorio, non hanno impianti di che sono vicini di 50-60 km. Le società vogliono un servizio sempre più efficiente perché poi è giusto che sia così. Nello stesso tempo, io ho chiesto alle società stasera anche, di, anche loro di fare un passo avanti: ovvero, se io dico sempre che ho ripetuto più volte, le regole devono essere poche, chiare, ma devono essere rispettate in maniera svizzera. Ho detto stasera. In maniera abbastanza simpatica, perché in questo modo si semplifica il lavoro della segreteria, si evitano errori da parte nostra e nello stesso tempo le società hanno una certezza, una certezza delle regole, una certezza degli orari e una certezza delle partite. Lo stesso discorso vale per i meccanismi di retrocessione e le regole che valgono per tutta la stagione, che normalmente escono a ridosso del Natale. Per me non ha nessun senso, Combattevo questa cosa quando... Ero solo un allenatore del regionale e mi arrabbiavo per questa cosa e adesso che sono da, dall'altra parte mi impegnerò, adesso non dico proprio prima che inizi il campionato, ma comunque nel mese di settembre. L'intervista di Marco Capretti è abbastanza eloquente, abbiamo cercato appunto di riassumere tutto in poche domande e quindi in poche risposte. Peppe lui ha sottolineato fra gli altri alcuni aspetti come eh, il principale che è la filosofia della sua gestione, ovvero poche regole chiare ma che vadano rispettate al 101%, condividi? Sì, allora innanzitutto di eloquente c'è cioè vedere Marco Capretti in camicia, prima cosa. Quindi è una cosa incredibile, penso unica. Io sono abituato a vedere Marco Capretti in tuta, proprio all'inglese, messo lì. No, a parte gli scherzi ha parlato bene. Secondo me condivido, condivido pa gran parte del, del, suo, del suo programma, del suo discorso. Io ritengo che inizialmente bisogna intervenire subito sulla comunicazione. E per, Stile Montemurro, in, insomma. Immediatamente, per intervenire sulla comunicazione, noi chiaramente siamo parte in causa, è necessaria la creazione di un ufficio stampa questa è la prima cosa che secondo me Capretti la reputi la fare. principale sì, secondo me sì perché spesso la carenza di comunicazione tra l'ente federale e le società è stata motivo di discordi e dissidi ricorsi, contro ricorsi, polemiche e quindi bisogna migliorare la comunicazione sia nella stesura dei comunicati e sia nella comunicazione in se stesso quindi dotarsi se necessario di una pagina Facebook dotarsi comunque dei mezzi moderni di comunicazione e Marco Capretti ha tutti i mezzi per fare questo altra cosa perdonami se ti interrompo, la serata era iniziata invece relativamente alla questione campi, omologazione campi c'era chi diceva bisogna che le regole ci sono, visto che diciamo di rispettare, va, vengano rispettate e Capretti ha risposto se facciamo rispettare totalmente, non abbiamo un po' di elasticità, mettiamola così sui campi più della metà delle società, adesso più o meno dico delle cifre a caso non possono giocare dalla C2 in G, qui in giù, quindi C1 rigida c2 un po' meno rigida, D ancora meno rigida. Capretti ha ragione, però io sono anche allenatore di settore giovanile, sono cinque anni che alleno il settore giovanile. Parliamo di giovani, di crescita di giovani, di farli appassionare a questo sport. Ci sono certi campi inqualificabili. Veramente Quindi, fare una selezione, una scrematura è doveroso. Almeno in linea di massima. E se ma poi scompare balconi... il 20% della società? Così faccio l'avvocato del diavolo. Naturalmente è un rovescio della medaglia importante, però ci sono veramente dei campi, a mio parere, inqualificabili. Cioè, manca poco che omologhiamo il terrazzo dell'abitazione e possiamo giocare. Capretti ha senza dubbio ragione, però bisogna anche, sono anche d'accordo con la società, bisogna anche intensificare queste reti. Senza dubbio. Io personalmente... Ma sei la... più per la qualità o per la quantità? Ovvero, la serie D, per esempio, poi lo ascolteremo nell'intervento di Sassaroli, Sassaroli dice noi ci eravamo posti l'obiettivo di... Far tramutare gruppi di amici che giocavano ai campionati federali in società. La nascita di tanti settori giovanili, che è un aspetto che è emerso positivamente ieri sera nella riunione, in pochi anni, negli ultimi anni, eh, si è passato appunto da società che hanno anche settore giovanile e si sono tra virgolette delegati ad altri enti di promozione sportiva le società che giocano solo come gruppo di amici. Allora non ti voglio aggirare la domanda, ma ti rispondo così: quantità con un minimo di qualità. Cioè la quantità è importante e sicuramente dobbiamo ambire alla crescita, però un minimo di qualità ci vuole, almeno due spogliatoi, un campo praticabile, condizioni minime di gioco anche nel fornire i palloni alle squadre avversarie. Cioè, ci sono delle realtà in giro per le marche dove veramente ci sono carenze strutturali ma di base. Per me non va... Queste è meglio perderle, quindi dice... Non, non dico che è meglio perderle... È brutta, che... tosta, però... Non so dico male. che è meglio perderle, dico che la federazione in questo senso deve imporsi, deve dire io non voglio il palazzetto da 500 posti, non voglio le maglie, le maglie belle, il pullman o quant'altro, voglio il minimo. Il minimo è un campo praticabile, due spogliatoi, condizioni vivibili per le squadre avversarie e per l'arbitro, basta. Chi non ha questi requisiti per meno non può richiedere l'iscrizione. Altri temi a tal proposito, per esempio qualcuno ha, secondo me giustamente, invitato la federazione a intervenire direttamente, fissare degli incontri con le autorità locali, certo. eh, comuni. Eh, sì. Provincia, regione, insomma, quello che eh, può fare una federazione per stimolare poi un dialogo diretto società, amministrazione comunale che possa essere proficuo. Perché spesso si è detto basket, pallavolo, palla a mano e quindi tutti gli sport da palazzetto passano avanti troppo facilmente al calcio 5, e ora di far pesare i numeri quelli che ha detto Cellini che, che sono, sono emersi anche nel Sole 24 ore. Quindi questa è una considerazione che tra l'altro condivido fortemente. Poi, toccando altri due temi: giovanili e femminili. Nel femminile, eh, giustamente intervenuto Bramucci il presidente di Chiaravalle dice vorrei una serie C e una serie D e però Caprete ha risposto sono i numeri anch'io lo vorrei ma i numeri ce lo, non ce lo permettono ci sono 27 società come faccio a fare due categorie quindi lavorare qui magari più sulla quantità esatto. inizialmente per poi puntare alla qualità in futuro eh, altro tema emerso giovanili. giovanili si è detto di lavorare per portare più persone più ragazzini vicino al calcio 5 lavorando con le scuole con i settori giovanili del calcio Quel dibattito si è un po' allargato su temi un po' troppo generici, sì, forse serviva qualche risposta un po' più, qualche proposta un po' più concreta. Sì, sono d'accordo con te, qui si cade spesso nell'ideale, soprattutto quando sì, si parla di giovani. Un po' la di retorica. La parola giovani, la parola progetto, la parola settore giovanile, spesso diciamo, è ricca di, di significati ideali, ma sul pratico c'è poco. Io inizierei, come ti ho detto prima, intanto a dare condizioni a questi ragazzi per praticare al meglio il futsal. Perché qui non stiamo parlando di calcetto, parliamo di futsal. Il calcetto è quello che si fa il giovedì sera con gli amici nel campo che si affitta. E via. Il futsal è uno sport e ha diritto a dei campi adeguati, degli spogliatoi adeguati, degli allenatori adeguati. Questo è come la vedo io. Chi non è in possesso di questi requisiti non può insegnare futsal. È molto semplice, è un'equazione perfetta. Secondo me eh. è stato tirato in ballo anche Osimani, responsabile degli allenatori di Caccia 5 per quanto riguarda l'AIA Che Osimani a Osimani è stato detto: facciamo sì che chi va in panchina ci possa andare, eh sì. e in alcune determinate categorie abbia il patentino. Insomma, so, vengono fatte rispettare le regole, ci siano regole anche un po' più stringenti. Perché alcuni casi negli ultimi tempi hanno fatto un po' storcere il naso a qualcuno, c'è stata qualche denuncia, qualche, qualche segnalazione. Poi gli argomenti sono stati tantissimi, faccio fatica a menzionarli in, in poco tempo. Di certo Peppe, io ero presente, eh, due cose molto positive. La prima è la partecipazione, 60 società, 59, se non ricordo male, sulle 100 abbondanti esistenti sì. e, e quindi c'era una bella sala densa, sinonimi di partecipazione e questa è una base di partenza per lavorare bene. La, il secondo aspetto, secondo me molto positivo, è anche che il comitato regionale col quale si è un po' combattuto, no? Calcio 5 prima delle elezioni di Capretti, era presente al completo sotto ogni punto di vista: consiglio di presidenza, consiglio direttivo, presidenti provinciali, eh, presidente degli arbitri, eh, tutti, tutti presenti. Bene, bene, molto positivo. Sintomo di partecipazione: sintomo che il Calcio 5 c'è sia come numeri che come partecipazione. Adesso sta a noi, addetti ai lavori, giocatori, dirigenti, presidenti, tecnici, far fruttare questa cosa e andare tutti verso un obiettivo comune. L'importante, questa è la mia opinione finale, è che di tutto quello che si è detto al più presto venga stilato un programma politico, eh, quindi una lista delle cose che si ritiene chi di dovere, in questo caso Marco Capretti, il suo staff, il Comitato, decidano quali sono le priorità delle... 50 cose che sono state dette ieri, tutte non possono, è utopia pensare che possano essere applicate subito, stabilire quali sono le priorità, lavorare dritti come treni per, quelle, per quegli aspetti lì, altrimenti rischiamo di riempirci tanto la bocca di parlare, di fare riunioni, incontri eccetera, ma senza essere efficaci e questo per quello che è il mio carattere eh, non riesco a digerirlo. Bene, avevo promesso l'intervento di Sassaroli che è stato molto pragmatico, aveva promesso in passato alcune cose, ha voluto ricordare che tale obiettivo è stato raggiunto, mi è piaciuto molto questo intervento. La clip relativa a Bruno Sassaroli, vicepresidente del comitato regionale. I numeri che ha letto il presidente Cellini eh, all'inizio dicono un po' il contrario, perché se la nostra regione come attività del calcio a 5 ci porta a posizionarci alla, seconda, alla terza, forse seconda posizione in Italia, tutto sommato... Diciamo che l'attività è, è, è decisamente di rilievo, se vogliamo, no? La maggior parte, una buona parte, comunque, delle società che partecipavano, delle squadre, non delle, società, delle squadre che partecipavano alla nostra attività, era, eh, ripeto, in buona parte eh, fatta da gruppi di amici che volevano divertirsi. Abbiamo fatto una riflessione, però... Va bene, ma ci saranno sempre queste squadre di amici, gruppi di amici che magari finita una perché poi l'anagrafe porta a dire che a un certo punto non ce la fai più e quindi non riesci più a farlo. Allora dice, ci si è andato obiettivo, cioè la trasformazione delle squadre in società. Perché è vero che è diminuita l'attività di serie D, ma è cresciuta di ugual misura se non di più l'attività di settore giovanile. E questa è la prova provata che dalle squadre si siamo trasformati in società. Sassaroli dunque che eh, ha ricordato come nel passato ci si era dati l'obiettivo di fondamentalmente di puntare sulla qualità delle società, di lasciare, eh, come avevo detto prima, ad altri enti le squadre di amici che magari non hanno il campo, vogliono andare a fare solo la pizza, hanno meno ambizione di professionalità, fra virgolette, nel dilettantismo e questo secondo lui è stato raggiunto, opinione che tra l'altro condivido, eh, perché insomma secondo me la serie D... Di 10 o 15 anni fa che giocava all'aperto, che non aveva regole, che aveva arbitri eh, con i tacchetti, oggi non tutto è perfetto, ma sicuramente è una serie di che in gran parte vede società che addirittura hanno comunicazione, che hanno giocatori di fama, hanno qualità, hanno allenatori patentati. Quindi è una buona serie di, ricordiamo che è l'ultima categoria. Della, della scala. Eh, ma tanto Matteo il cambiamento parte dalla base, cioè è così, non, per me Serie D e giovani sono, devono, essere, devono diventare veramente il laboratorio su cui testare il cambiamento, per me bisogna partire da lì, è chiaro che non si può pretendere la luna perché spesso si parla di piccole società o comunque società di amici che vengono tra virgolette disciplinate, pronte per la Serie D, però il cambiamento deve essere attuato dalla Serie D e dai settori giovanili perché se non si cambia sotto poi è difficile cambiare sotto chiudiamo dopo una decina di minuti questo capitolo che ci eh, tenevamo molto ad approfondire abbiamo visto delle belle immagini che abbiamo girato nella sala riunione del comitato regionale torniamo a parlare di campo abbiamo accennato al mondo femminile Peppe sì. ripartiamo rapidamente dalla serie elite femminile che di fatto per quello che riguarda le marche ha vissuto una giornata così completamente interlocutoria perché il Città di Falconara ha perso in rimonta 2 a 1 sul campo dell'Atenese scoccia un pochino vedere la nostra massima rappresentante perdere con l'Atienese, vediamo la classifica che è ultima in classifica, ma onestamente avremmo fatto tutti una partita così abbastanza a, a nascondersi, come aveva detto la settimana precedente Bramucci, visto che poi proprio Tinese esatto. sarà la prima avversaria nel silver round. Esattamente, sono strada d'accordo con te, sottoscrivo quello che hai detto, anche perché dobbiamo ancora una volta ribadire la complicatezza di questa, di questa formula. Aspettiamo questa Silver Round, sono sicuro che Francesco Battistini sta già lavorando sulla testa delle ragazze e sono convinto che il Città di Falconara saprà farsi trovare pronto. Città di Falconara, quindi, che si è allenato fra per l'ultima volta in campionato in vista della Silver Round, l'anno scorso ha tirato fuori il meglio. Io sono molto ottimista perché la squadra si è compattata, come sì. ha detto lo staff, come ha detto la dirigenza, le ragazze hanno cuore, adesso che si possa arrivare a. Vincere la Silver Round è un obiettivo difficile perché tecnicamente la squadra probabilmente nel tempo ha perso qualcosina. Ma che il Città di Falconara possa fare un figurone e mettere il bastone fra le ruote a tutto, oltre ad augurarcelo, secondo me è anche un'aspettativa che ci può stare. Sì, e bisogna assolutamente mantenere la categoria, è di vitale importanza per la crescita di questo sport e di questa regione nel futsal, sia analogamente al Pesaro fa. La ritengo allo stesso modo, la presenza della città di Falconari in Adelit sarebbe equivalente alla promozione del Pesaro Fano in Serie A. Assolutamente, due vertici nelle massime categorie sarebbe fantastico. E senza togliere, e qui passiamo al girone A di Serie A, la seconda categoria, che ci sono delle marchigiane, tutte e tre, che in un modo o nell'altro possono ambire sì. a volare in Serie a Elite, quindi magari addirittura ci moltiplichiamo, chissà questo, questo augurio. Tre vittorie su tre, grande vittoria della Real Lions Ancona a Porto Nuovo in casa della decima Sport, 5 a 1, bellissima vittoria del Flamini in trasferta, 3 a 2 sul campo del Bulea Sport Village e vittoria in trasferta anche per il Marcanadrin in al 9 a 1 in casa della New Depot. Vediamo la classifica, Marchigiane eh, sugli scudi perché il Flamini è secondo a due punti dalla vetta da Rambla, subito dietro c'è il Maracanà che eh, sopraggiunge a quota 27, Real Lions Ancona Porto Novo che è lì a pochi punti e quindi può ancora ambire in grande anche la formazione anconetana del duo eh, Paolino giampaoli Mirko Massa, quindi grande eh, Serie A femminile, a proposito, non riesco, non resisto, ieri il presidente della Chiaravalle, Bramucci, dice ci vogliono due categorie a, li a livello regionale, io mi domando come si possono avere due categorie regionali se ce ne sono due nazionali da tre gironi un movimento femminile che è nato tra virgolette dieci anni fa mi sembra un po' impossibile forse a livello nazionale servirebbe una categoria questa, mm. eh, questa è, la, è la mia opinione prossimo turno ovviamente in casa la Real Ancona ospita la New Depot ancora in trasferta il Flaminia eh, Maracanã che ospita il Torres la Rambla fa visita al San Pietro vediamo se la classifica cambierà in base a queste partite. Questo per quanto riguarda la serie A femminile, in cui le marchigiane vanno forte, tutte marchigiane invece ci sono. Torniamo al maschile, ovviamente. nella serie C1, il massimo torneo, appunto della nostra regione. Diversi risultati, possiamo dire a sorpresa, Peppe? Sì, diciamo di sì. Allora, Futsal Cobà sempre più in fuga, ma vince a fatica con il Cagli, come vediamo. L'Ancon tiene il passo vincendo con il Fano, ma pareggia nel recupero di campionato con il Bocastrum. E la Dynamis che cade in casa col CSI Stella, risultato sorpresa. molto a sorpresa, anche perché la Dynamis aveva la possibilità di avvicinarsi all'Ancon. Diciamo, mettere un mattoncino importante per la disputa dei playoff Quindi una caduta che non ci aspettavamo, diciamo. Eh. Ci si compatta nel resto del, del gruppone. Insomma, con eh, grande vittoria città di Falcon, Mirko Angeletti sta facendo un gran lavoro quest'anno. Sì, non è una grossa squadra iniziale. Ass assolutamente. Io sono convinto che se raggiunge la salvezza, fa, un, fa qualcosa di spettacolare, Mirko, di Mirko. abbiamo detto tanto, tanto l'anno scorso quest'anno sono il primo a complimentarmi con lui per come sta conducendo il campionato ho questo Boca che pareggia nel recupero con l'Ancon vince a Sambuchetto che a sua volta invece doveva ripartire con De Sosa in sono tante sorprese Sambuchetto adesso, adesso è invischiato Boca che si è risalito quando sembrava crollare Allora, a Sambuchetto posso dire che non basta De Sosa ovviamente non basta De Sosa ci vuole un impianto, ci vuole una squadra non, non bastano diciamo, dei singoli giocatori seppur De Sosa però hanno ritengo, delle defezioni importanti assolutamente eh? si hanno comunque tutte le attenuanti del caso eh, il Bocastrum sta bene, l'ha dimostrato anche ieri sera recuperando una partita difficile, ha vinto bene a San Buchetto, la vedo in risalita. Ho visto venerdì scorso anche il Fano, non l'ho visto particolarmente bene, però sono convinto, visti gli uomini che hanno al loro interno, Del Grosso, Pedinelli, eh, Nespola, sono convinto che possano risollevarsi anche loro prossimo turno l'Ancon va a Real Fabriano va in casa della Real Fabriano partitissima questo, questa questa piace? te lo dico io partitissima perché il campo di Fabriano è il campo più caldo in assoluto ma ti vuoi sbilanciare anche sulla C1 con dei pronostici proviamo da una replica brava. rapidi Prov rapidi eh? proviamo siamo proviamo, in chiusura proviamo Real Fabriano Ancona Marmi qui mi devi concedere la doppia Te la concedo perché la C1. 1-2 1-2-0 pareggi. Partita viso aperta. Stai a vedere che pareggia. <ride> <ride> sarebbe, sarebbe il corno Fano, fuzza la SKP. 2 Montecchio Cobano. 2. assiste Stella, San Buchetto. 1 Pagliare di 2 Bocastrum Fuzal Potenza Piccena. Ma che partite mi hai dato? <ride> mamma mia, 2 città di no, Falconara basta, Grottaccia basta, no basta questi li sbaglio tutti secondo me sono partitaggi sarei proprio. contentissimo di riscontrarli uno do fiducia a Mirko e Cagli Riviera delle Palme uno Vedremo, se vedremo. Tutti, la settimana prossima sicuramente. facciamo sicuramente. proprio la clip. Eh? facciamo yeah. la clip Lo dico al nostro no. Simone Zezza. No, non, non invidio l'amico Marco Conigni che ogni settimana per puntare al <ride> fa i suoi pronostici perché veramente è un campionato equilibratissimo e difficilissimo Io da fare. Io non invidio né te né lui che fa dei pronostici. Me ne tengo fuori, eh, me ne tengo ampiamente fuori. Va bene, dai, abbiamo avuto modo di entrare con serietà su argomenti importanti, di approfondire il caso eh, Civitella-Porto San Giorgio aspettando di capire mh, se, eh, qua, quando si giocherà questa partita partita, abbiamo, siamo entrati un po' su tutti i campi, sarà una puntata davvero interessante, abbiamo provato anche a sorridere, a scambiarci qualche battuta, sarà sempre così, grazie Peppe, grazie del tuo ritorno. Grazie a te Matteo e tanti saluti a tutti, alla prossima. Grazie a voi che ci avete seguito, buon proseguimento di serata dalla settimana prossima, torniamo credo sempre di martedì alle 22.40 su ETV Marche, ciao, grazie, buona serata.